Di Lorenzo avanza, il tocco ancora per Politano, punta il suo diretto avversario, serie di finte, va all'indietro, entra in aria, il suo tiro di sinistra! Gol! Gianni Politano, un altro gol magnifico! Stupefacente! Stupefacente! Che gol Politano, al sedicesimo minuto di gioco, Eurogol, è davanti alle prodezze, si esulta e si urla perché il calcio è bello proprio per queste giocate. Noi urliamo e godiamo dinanzi a una prodezza straordinaria, la seconda di seguito di Matteo Zidane Politano, perché ha fatto un gol spettacolare, sinistro a giro che va nell'angolo lontano del portiere Ciociaro, imparabile, la bellezza del calcio in questa conclusione di Matteo Politano. E si urla, si gioisce, si accompagna il Napoli, perché questo è il calcio, ti fa vivere delle emozioni indescrivibili. Bene. Davvero un Napoli che è cresciuto dopo 12 minuti e che ha messo alle corde il Frosinone, che nulla ha potuto, ed è arrivato un gol bellissimo. Rachmani non ha preso il gol. Non lo tocca. Forse non lo tocca, è vero. Sfiora il pallone. Non l'ha mai toccato. Ma sfiora anche il pallone. Mai toccato. Sfiora anche il pallone. Ma come non vai al VAR a chiedere? È incredibile. Ma Virrati non lo chiama. Ora. Deve chiamarlo. Vorrei rivedere un attimo. Il prossimo turno. Ma poi è stato ammonito. Aspetta, se non l'ha toccato, glielo sta dicendo. Non l'ho toccato. Rigore, confermato. Sulle contro Meret. Proprio sulla linea dell'area di rigore, l'argentino si sposta col sinistro, il tiro! Para Meret! Giustizia! È lui! Giustizia è fatta! Un rigore regalato! Il nostro Diego! Ragazzi! Grande Meret! Para rigori, Meret! Para rigori! Calcio di punizione, Meret! No! Meret questa volta ha sbagliato. Che dire? Mamma mia, Meret. Segna a porta vuota. Ma non si può fare così. Ma mettete a giocare. Incredibile. Regalato il pareggio. Incredibile regalo. Meret ha tergiversato troppo col pallone. Aveva saltato chi ci stava vicino, ma il secondo se l'ha allungata. E che dire, era vicino. Ha temporeggiato troppo. Ha tentato il tiro, ma gli è stato praticamente deviato da Sulé. Sì. Oh, il flashback dell'Empoli. Ha tirato. La palla è stata deviata da Sulé verso Khedira, che ha segnato. No, non si può fare. Partita segnata. No, vabbè, ragazzi. Ecco la parabola al centro. Di Lorenzo non la prende. Bresciani, poi qua la scheglia, il tiro. Fuori gioco. Fuori gioco. No. Stanno lavorando. No, ragazzi, è fuori gioco, ragazzi. A meno che non l'abbia deviato e attaccato. No, un giocatore del Frosinone. Stanno insultando. No, vabbè, stanno insultando. Per educazione. Fuori gioco, Ma non si può insultare? Sì, io non ho insultato perché per me è fuori gioco. Stanno aspettando? Sì. Stanno aspettando perché... Era stato deviato. Vabbè, se... No, sì, è fuori gioco. Vediamo. No, vediamo, rivediamo l'azione. Vedere la deviazione, se c'è. Non è fuori gioco. Tu dici che non è fuori gioco. 2-1 per il Napoli. Aspettiamo. Per me è gol. Sì, un attimo, Un attimo. Sembrerebbe, se è fuori gioco è proprio millimetrico, ma potrebbe anche non esserlo, perché adesso col fuori gioco semiautomatico. Kate Cassi, fuori gioco. Kate. Crediamo, è gol. Osimhen, Victor! Si è fatto perdonare! Ma mo che è successo? Lui ha atteso il VAR! Vabbè, ma qua è semiautomatico, qua non c'è. Questo non è opinabile. Beh, esatto, qua non si può discutere. Osimhen porta il Napoli in vantaggio. Sembrava fuori gioco. Sembrava fuori gioco inizialmente, però poi con. Il primo replay ha atteso soprattutto da Torino. Era partito con un attimo di ritardo. Noi invece non abbiamo neanche esultato. No,
chiudiamola però questa partita. Professionali, professionali. Come troppo, un'esultanza troppo leggera, light. Posso dire che di proprietà del Napoli ha fatto tutta questa sceneggiata, ma ne ha segnato un gol che te l'ha regalata Meret. È andato vicino alla telecamera. A baciare, a fare, a dire. Lancio lungo, recupera la palla il Frosinone, prova ad attaccare con Zortea, un cross. Mamma mia, che gol, mamma mia che ha fatto, questo devi esultare, che gol che ha fatto, porca la miseria. Napoli si è difesa del Napoli, è imbarazzante. Non è possibile. Fanno crossare, fanno scendere, che dire. Ma perché ne ha fatta la sostituzione? Ma non lo so. Ma non ho capito, anche questo significa, no, qualcosa. Ma guarda qui che palla che perdiamo a centrocampo. Questo se l'allunga, nessuno di loro al centro. Te è andato via. Sì, ha mangiato lui come acqua fresca, però. In una posizione sbagliata. Sì, ma Rachmani dov'è? No, questo salta da solo. Il centravanti dov'è? Il centravanti segna e il difensore dorme. Che dira da solo. Pazzesco, ragazzi. Vi dovete vergognare. A questo punto l'arbitro fischia la fine dell'incontro. 2-2. Finisce qui. Si possono fare le pernacchie del Napoli? Le pernacchie si possono fare? No, possiamo, c'è una sola cosa, c'è una nota positiva di oggi, una sola nota positiva che stava a fare il mio campionato, è l'unica nota positiva, prima finisce meglio è. Secondo me la positiva è che no, i portieri sono i migliori in campo, quindi anche noi meritavamo di segnare, o no? Soprattutto il primo tempo. Non è che meritava, sì. Il Napoli ha sprecato. Delle occasioni da gol anche con Osimhen. Ma a me anche l'atteggiamento della squadra non mi piace, al di là degli errori di singoli, e sono d'accordo, abbiamo sbagliato gol semplici come collettivo, ma io a volte vedo proprio un atteggiamento di insufficienza che fa rabbia, il tacco, lo spunto individuale quando magari devi scaricare sul compagno. È stato un anno intero caratterizzato da questo tipo di atteggiamento. Al capolinea. Sì, non c'è dubbio. Non è un caso che si dica che a fine anno probabilmente bisognerà fare. Ma una bella rivoluzione, un bel ripulisti, perché non è possibile, ragazzi. Noi parlavamo di tre vittorie consecutive, qua neanche due vittorie consecutive riesci a fare, eppure hai giocato con Frosinone, con tutto rispetto. Merito anzi al Frosinone che ha giocato a viso aperto e non ha cercato sempre di e alla fine segnare, stava a vincere. E alla fine stava pure incredibile, vincere. Incredibile. In maniera totalmente immeritata. Ma Meretta ha salvato. Che tu devi essere cinico. Quando sull'1-0 hai quelle occasioni, non le devi sbagliare. Devi fare il 2-0.